Ciao a tutti, io sono Rossella. Oggi faremo una lettura angelica, valida per una settimana. Si parlerà di rinascita e nuovi inizi, ok? Vediamo cosa gli angeli hanno in serbo per te. Iniziamo con una preghiera di protezione per connetterci con le frequenze più elevate in assoluto. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che mi stanno guardando. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco la coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, e di aiutarci a sintonizzarci con la frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'ego e all'oscurità affinché durante questa lettura angelica possano arrivare i messaggi più giusti per il maggior numero di persone possibili, per il massimo bene supremo e il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie alla coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre, per l'eternità. Ok, iniziamo a mischiare le carte, vediamo cosa Michele e gli angeli hanno da dirci. Un risultato favorevole, poi andremo a vedere nello specifico. Stiamo parlando di nuovi inizi, quindi una rinascita per tutti voi. Senso dell'umorismo. Poi si è girata una carta. Ok? Tu hai creato questa situazione e hai il potere di cambiarla. Ora utilizzeremo le carte delle fate. Ok? Mi piacciono tantissimo queste. Vediamo cosa ci vogliono dire. Eccoci qua, la carta sta uscendo. Inverno, ok? Quindi dei progetti che molto probabilmente si concluderanno per voi, per alcuni di voi in inverno. È facile fare questo, ok? Terza carta, vacanza. Sempre le carte delle fate, però questa è la guarigione con le fate, va bene? C'è bisogno anche di guarire, lasciare andare tutto ciò che non serve il nostro massimo bene. Ok? Abbiamo segui i tuoi sogni. Ecco una carta che si è girata. Visualization, visualizzazione. Uscita in inglese. Vediamo un po'. Ok, terza carta, abbiamo una pausa di silenzio. Molto interessante. Oggi ho parlato di meditazione in un video precedente, quindi insomma, tutto coincide. Allora, iniziamo la nostra lettura. Molti di voi stanno chiedendo se le cose andranno bene, lavorativamente parlando, in una relazione a cui tenete parecchio, state vivendo una situazione interiore di conflitto tra la mente e il cuore vi sta dicendo che andrà tutto bene, cercate di ascoltare il cuore perché assolutamente un risultato positivo è alle porte, stiamo parlando di un nuovo inizio, di un nuovo ciclo che si sta compiendo nella vostra vita, ok? Cercate di prendere un po' con leggerezza questa situazione, di lasciare andare i pesi, di lasciare andare i pensieri negativi e tutto ciò che vi sta ostacolando e vi sta impedendo di ascoltare l'anima, di ascoltare il cuore, quindi un po' di senso dell'umorismo, magari ascoltate un po' di musica, ballate, fate qualcosa che vi fa svagare un pochino, perché va bene concentrarsi sul lavoro o concentrarsi sul manifestare una relazione.
piuttosto che i vostri progetti anche futuri. Assolutamente avete bisogno di fare un po' di leggerezza nella vostra vita, di dare leggerezza alla vostra vita e di ridere, di scherzare, di godervi un pochino di più la vita, ok? Lasciamo andare il passato non vi serve. A qualche livello lo hai manifestato, cioè tu hai manifestato delle situazioni abbastanza importanti, magari per alcuni di voi anche un po' di pesantezza. Un po' di disarmonia nella tua vita, lascia andare, è passato, tu hai creato quella realtà, hai il potere di cambiarla. Ma come posso cambiare la realtà? Assolutamente, tu puoi visualizzare una realtà migliore, tu puoi creare la realtà dei tuoi sogni, puoi lasciare andare il passato, puoi concentrarti su ciò che vuoi veramente. Abbiamo parlato di un risultato positivo alle porte, assolutamente vai avanti, insegui i tuoi sogni, non fermarti. Scusate, visualizza. Sto cercando di farvi vedere la carta. Visualizza e segui i tuoi sogni perché i tuoi sogni possono manifestarsi nella realtà. L'energia è ottima, sì, devi semplicemente allinearti a quello che vuoi, essere quello che vuoi. Cerca di rappresentare la persona che vuoi essere, amore per te stesso, per te stessa, un'immagine di te nuova, un'immagine di te come una persona di successo, come una persona che è degna e meritevole di ricevere l'abbondanza che stai chiedendo, di ricevere una persona al tuo fianco, di avere degli amici veri, puri e sinceri, una salute perfetta, va bene? Sei invitato alla meditazione, sei invitato a fare una pausa di silenzio, ritirarti un po' dal caos, lasciare andare questa situazione spiacevole, quello che ti sta un po' incasinando, che ti sta creando caos nella vita, entra in silenzio, entra in meditazione, in preghiera, ascolta il tuo cuore, ascolta la tua anima, dove ti sta portando, dove ti sta guidando, lascia andare tutto ciò che non serve il tuo massimo bene e vedrai che assolutamente una realtà meravigliosa, arriverà davanti a te perché te lo meriti, sei degno, sei degna per diritto di nascita, ok? Il tuo progetto, questo progetto a cui tieni veramente, questa grande intuizione che ha avuto è esatta, vai avanti. Diciamo che per alcuni di voi la manifestazione arriverà prima, per altri durante l'inverno, quindi non è una cosa che puoi manifestare in un click, c'è un periodo di c'è una tempistica divina, ci sono delle forze dentro di te, intorno a te che si stanno muovendo per aiutarti ad avere, come ho detto prima, un risultato positivo, ma dai il permesso a Dio, all'Arcangelo Michele, ai tuoi angeli, all'universo, di muoversi nel modo giusto. È solo un discorso di allineamento energetico. Cerca di allineare le tue intenzioni, parole ed azioni e vedrai che ci sarà un esito positivo. È facile per te fare questo. Sei nata per fare questo. Sei nato per fare questo. Sei degno, sei degna di manifestare la relazione dei tuoi sogni. Cerca di essere tu la versione migliore di te. Cerca di amare di più te stesso, amare di più te stessa, cerca di staccarti da tutto ciò che non serve il tuo massimo bene, concentrarti, mettere il focus come un laser nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Oltretutto, assolutamente alle porte, nel prossimo futuro c'è una vacanza, questa vacanza sarà determinante per te, nuovi incontri, nuove amicizie, svago, lasciare andare i pesi, coincidenze e sincronicità stanno arrivando nella tua bellissima vita, quindi stai tranquillo, ok? Voglio fare una domanda all'Arcangelo Michele, che consiglio vi dà per agire in questa direzione, per manifestare i vostri sogni? Vediamo se c'è un consiglio da parte. Ecco, sono arrivate due carte, ok? Ah, sono uscite due carte. Una è quella di chiedere aiuto all'Arcangelo Michele. Mettetevi in preghiera e meditazione, chiedete il suo sostegno, la sua protezione, guida e assistenza. L'Arcangelo Michele è un ottimo alleato, in quanto veramente è in grado di riconoscere
connettervi col vostro pieno potere, con la vostra forza interiore, con il coraggio di agire, di parlare, di osare, ok? E non preoccuparti perché i tuoi cani, i tuoi bambini, se hai dei bambini, se hai dei figli, sono al sicuro. Non mettere tutte queste paure, paura magari di sbagliare, non è così. Questa carta è anche rivolta ai tuoi cari, alle persone, ai tuoi animali domestici o a delle persone a cui tieni veramente, va bene? Oltretutto, assolutamente, non, gli angeli stanno vegliando su te, sulla tua famiglia. Continua a pregare, cioè, se non lo stai facendo, inizia a pregare. Ragazzi, la preghiera ha il potere veramente di trasformare la realtà e creare una nuova vita, una rinascita per te, nuovi inizi, una nuova realtà. Tu hai il potere di creare la realtà dei tuoi sogni. Facciamo una domanda anche all'Arcangelo Michele attraverso le carte delle fatte. Cosa vuoi che le persone sappiano in questo momento? Ok, tutti i tuoi debiti sono pagati, ok? Assolutamente avrai la risoluzione di un conflitto, magari un problema economico, la situazione è già risolta, si sta risolvendo, la preghiera è funzionale, è ottima per aiutarti in questo, continua a pregare e anche la risoluzione di debiti karmici, ok? C'è la chiusura di un ciclo, tutte quelle persone negative per il tuo massimo bene, tutte quelle persone che hanno fatto parte comunque del disegno per farti comprendere delle lezioni, ecco, i debiti karmici sono risolti, sono sciolti, quindi ora tu puoi iniziare un nuovo ciclo, puoi iniziare una nuova vita, andare avanti per il tuo massimo bene, il massimo bene supremo. Bene, grazie per l'ascolto, ci vediamo nel prossimo video, io vi saluto, volevo ricordarvi che mi occupo anche di fare delle letture angeliche con le carte o come connessione diretta e volevo informarvi che insegno anche alla connessione angelica one to one o in gruppo e anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze dell'Arcangelo Michele, un lavoro straordinario che ti aiuta a connetterti con questa nuova energia benefica che ti aiuta a portare equilibrio a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale. Puoi rivolgerti a me sia per sessioni private a distanza o di persona se ti trovi ad Alghero, oppure vuoi imparare tu a connetterti con le frequenze. Questo è un dono che rimarrà per sempre nella tua vita. L'importante è usarlo con integrità, amore e saggezza e rimanere allineati all'amore. E questo è un lavoro veramente meraviglioso che può trasformare la tua vita semplicemente per cambiare la tua vita, per essere tu più connessa alla tua anima, aiutare te stesso e i tuoi cari, oppure magari se sei un facilitatore del riequilibrio energetico e non conosci questo tipo di lavoro, puoi contattarmi per ricevere maggiori informazioni. Un abbraccio di luce, a presto. Ciao, anima infinita.